Bentornati nel mio canale, io sono Deborah Magica. Oggi sono andata a fare la spesa al Penny e ho speso 53,82 euro e adesso vi faccio vedere la spesa che ho fatto. Ci sono stati diversi aumenti e volevo farvi vedere alcuni prezzi in particolare. Allora, incominciamo. Ho preso 5 confezioni di tipo Actimel, 4 alla frutta mista e 1 alla fragola, perché questo va pazzo mio figlio. Ho preso due bottiglie di cola drink zero, sempre della linea Penny, una di olio Dante, una confezione, sono 4 mozzarelle, una sempre di mozzarelle ciliegine, due di passata di pomodoro, un latte a lunga conservazione e un latte fresco, due confezioni di Bondi, una di biscotti tipo galletti, tanto per intenderci, un'insalata novella, tre confezioni di bacon, una di mezze maniche rigate, una di fusilli, un insaporitore per carni, una di prezzemolo. Questo è il biraghi, sono 750 grammi. Poi ho preso due di questi biscottini che vanno tanto con il gelato, una confezione di questa carne in gelatina che quando sono a casa da sola è comoda per un pranzo veloce. Qua dentro c'erano due brezel, ma uno l'ha già fatto sparire Ale, una confezione di pane mantovano e una confezione di sugo pronto per gli spaghetti allo scoglio. Tutto questo per un totale di 53,82 euro. Allora, ci sono stati aumenti in tutti i reparti, a partire praticamente dai probiotici, cioè tipo gli Actimel che vi ho fatto vedere prima, la passata di pomodoro, l'insaporitore di carne, no, però il bacon è aumentato il latte, sono aumentati i frullini, è aumentato praticamente tutto. E questa è la situazione del Penny, che comunque è un supermercato abbastanza economico, tra virgolette, nel senso sulla falsariga dell'Eurospin, dell'Lidl, dell'MD, eccetera, eccetera. Io nella mia zona ho sia l'MD che il Penny e quindi diciamo che o da una parte o dall'altra faccio queste cose. Allora, adesso vi aggiungo una cosa molto interessante che può essere utile per risparmiare e per fare qualcosa di buono per il nostro pianeta. Adesso vi faccio vedere. Vedete questa bottiglia? Vabbè, io gli ho messo un'etichetta. Questa è una bottiglia di vetro con tappo a pressione ermetico che io e mio marito abbiamo acquistato quasi 3 anni fa ormai all'IKEA. In pratica, la bottiglia di vetro l'ho comprata all'IKEA 3 anni fa e ne ho comprate 30, di cui 6, 12, 18 destinate all'acqua naturale, le rimanenti due confezioni destinate all'acqua frizzante. E sia dove abitavo prima a Cinisello, sia qui in provincia di Lecco, ho vicino a casa la campana dell'acqua, praticamente l'acqua quasi gratis del comune, pulita, filtrata, raffrescata, naturale e o frizzante. Allora, adesso con una tesserina qui dove abitiamo in provincia di Lecco, con 5 centesimi al litro riempiamo la bottiglia. Prima, quando compravo l'acqua al supermercato, una bottiglia come minimo era 15, 18, 20, 4 volte tanto. Ora, tenete conto che c'è da fare un investimento di una cinquantina di euro, sì, perché tra le bottiglie Plateau, i contenitori che portano 6 bottiglie, intendo dire, ti vanno via una cinquantina di euro, qualcosina anche in più. Adesso purtroppo è aumentato tutto. Però io mi ero fatto un conto che in un anno solo di acqua di supermercato mi andavano via dalle 120 alle 140 euro. Allora, nei primi 3 mesi in cui tu utilizzi, se poi inizi a utilizzarlo, inizi nel periodo estivo, vedi subito la differenza. Vedi due grosse differenze: il prezzo e la plastica. Ragazzi, quanta plastica!
troppa plastica, cioè non si può andare avanti così. Che mondo lasciamo ai nostri figli? Pieni di plastica fino qui? Usiamo le bottiglie di vetro. Sono igieniche, lavabili, riutilizzabili all'infinito. Vabbè, se non vi si rompe, non vi si incrina. Vabbè, però è raro, insomma, non è una cosa così frequente. Lasciamo un mondo pulito ai nostri figli e risparmiamo quasi 70 euro l'anno. E dici, Debra, non sono tante 70 euro l'anno. Sì, sì, certo. Io ho tolto Nexfit perché non lo stavamo utilizzando, per l'estate non ha senso. E siamo sempre fuori, quindi per cui era un costo inutile. Dopodiché abbiamo RaiPlay che è gratis. Abbiamo la televisione normale, abbiamo Amazon Prime che è compreso nel pacchetto Amazon, quindi ce l'abbiamo e non ce lo toglie nessuno. Ho riguardato, ho cambiato le tariffe per l'assicurazione delle due auto. Ho riguardato le tariffe dei telefoni della linea internet. Per quanto riguarda l'energia, sto dove sto perché tanto sono tutti uguali in questo periodo. E ragazzi, fatevi due conti: 70 euro l'anno solo per l'acqua, come minimo, perché io parlo dell'acqua, cioè io prendevo la Guizza, prendevo la Sant'Anna, prendevo acqua che comunque non costava tantissimo, perché mi piaceva quella. Se mi fosse piaciuta la Ferrarelle, avrei preso la Ferrarelle e avrei speso anche molto di più. Sebbene comunque siano delle marche fantastiche, se le vostre esigenze sono quelle di una famiglia normale che non ha bisogno di caratteristiche particolari dell'acqua, perché no? Provate. Provate a risparmiare 70 euro l'anno, metteteveli da parte, metteteli in un libretto, dimenticatele. Mettetevi anche i soldi di Nexfit, che sono 15 euro al mese, più o meno. Mettete via quei 10-20 euro al mese di tariffe telefoniche perfettamente inutili, perché ragazzi va bene tutto, ma cosa ve ne fate di 200 giga sul telefono? Cioè, o uno non ha la linea internet in casa e utilizza solo quello, utilizza solo il telefono, lo usa come ripetitore, come tutto, allora sì, se no non ha senso. Io ho una tariffa sul mio telefono che ho 60 giga al mese, me ne avanzano mediamente 40. E credetemi, lo uso tanto il telefono per lavoro, guardo cose su internet, guardo cose su YouTube, studio, faccio corsi e ciononostante me ne avanzano sempre una valanga. Vale la pena spendere 25-30 euro al mese di internet sul telefono? No. Ho messo una buona linea internet in casa e mi accontento di una linea normale sul telefono, perché quando sono fuori 60 giga al mese sono più che sufficienti. Fatevi due conti: 10 euro di qua, 5 euro di là, 70 euro in un anno sono più o meno 6 euro al mese. Fate due conti e alla fine dell'anno vi ritroverete con in tasca, se li mettete via, e li dovete mettere via, fate un salvadanaio, il salvadanaio delle cose inutili. Okay, quelle che possiamo benissimamente levare, perché con quello che costa la benzina purtroppo la dobbiamo pagare se vogliamo utilizzare la macchina. Io ho scoperto di avere nel paese accanto la linea ferroviaria, scusate, il Blapsus, che mi porta a Milano in 20 minuti. 3 euro di biglietto, cioè io andare e tornare da Milano, dalla provincia di Lecco, come benzina mediamente mi andavano via lì 10 euro, 15 euro se dovevo fare tanta strada, se dovevo girare tanto in urbano. 7 euro, 15 euro, metà. Fate due conti, ragazzi, fatevi due conti. Vedo tanta gente disperata in giro che non sa da che parte iniziare. Cominciate a togliere le cose che non servono. La pizza una volta alla settimana, beh, io la faccio. Avevo iniziato a fare anche il lievito madre, ma poi dopo ho avuto una serie di casini e di cose più urgenti da seguire, mi sono un po' persa. Adesso in autunno riprenderò. Si possono fare tante cose in casa. Io vi farò vedere nei prossimi video come fare alcune di queste cose che mi fanno risparmiare tanti soldi. Ricordatevi, bottiglie di vetro e risparmiamo sulla plastica e anche il nostro portafoglio sarà felice. Io per il momento vi saluto da Deborah Magica. Se avete qualche domanda scrivete sotto
e ci vediamo nel prossimo video molto presto. Un bacio, ciao. Ah, iscrivetevi al canale.